Buonasera, bambole mie. Allora, non fate caso a tiri che faccio col naso e tutto il resto appresso perché praticamente sto iper, super, mega raffreddatissima. Come vedete, questo è un tutorial che sembra un po' tetro, però in realtà è molto, molto, molto natalizio. Non vi fate ingannare dall'inizio del tutorial perché magari veramente può sembrare un trucco di Halloween e non uno per Natale. Comunque, il video in questione è sì un trucco di Natale che sicuramente propongo alle mie bamboline, molto bello e impreziosito anche da questi diamantini. Qui al lato dell'occhio, mi piace molto molto molto, devo dirvi la verità. Questo video comunque è in collaborazione con Lella J1005, alla quale mando un bacione gigantesco enorme, e non solo con lei, ma con altre tante ragazze che in totale dovremmo essere intorno a 20-22, non so di preciso il numero. Ma comunque tantissime ragazze, fare queste mega collaborazioni a me piace tanto perché comunque mi ha dato sempre la possibilità, sempre, oddio, io sono da poco, sono qui inserita in questo mondo, però mi ha sempre dato la possibilità di conoscere nuove ragazze e comunque di vedere altri canali che magari prima non conoscevo e mi ha fatto sempre piacere fare queste mega collaborazioni. Il video in questione si chiama We Love Christmas. In questo caso make-up, perché io questo faccio, però comunque ci sono anche tante altre ragazze che fanno anche la nail art oltre che al make-up, quindi io vi metterò tutti i nomi, tutti i canali giù nell'info box, per cui vi consiglio di andare a vedere anche gli altri video che sicuramente saranno carini come questo. E niente ragazze, il video tutorial che è stato girato ovviamente in precedenza. Non mi voglio dilungare troppo, insomma, sui prodotti usati. Ho usato le cose principali, comunque, è la mia palettina distrutta, perché se è distrutta a me, vabbè, ma a me non è ovvio, di Miss Rose, quella lì che ho messo in palio da poco nell'ultimo giveaway. Come eyeliner ho sempre usato lo Stay No Matter What della Essence, e come matite perché ho fatto due look, questo diciamo che è il più audace, quello un po' più rosso, ma non eccessivo perché gli occhi già spiccano da soli. Ed sono state fatte appunto con la matita della Essence, la 08 Red Blush, è questa che indosso in questo momento. Mentre il primo look, che poi vi farò vedere, vedrete all'interno del tutorial, è stato fatto invece sempre con un'altra lip liner della Essence, che è la 06 Satin Mauve, che sarebbe questa qui. Un rosato nude molto 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 bello, mi piace un sacco. Io le matite della Essence praticamente le uso non solo come contorno labbra per gli altri rossetti, ma io li uso come veri e propri rossetti. Mi trovo fantasticamente. Comunque non mi voglio dilungare troppo, vi lasso al video tutorial, sperando che piaccia a voi bamboline mie e che piaccia anche alle altre ragazze che hanno fatto il video in collaborazione con me. Comunque, anche se non vi conosco, mando un bacione gigante a tutte quante e mando un bacione gigante a Lella J1005, la quale mi ha coinvolto in questa cosa e io ho accettato molto molto volentieri. Quindi spero che il look vi piaccia e magari se lo riproponete fatemelo sapere, vi mando un bacione enorme e ci vediamo al prossimo video. Ciao!
PJ.